Al suo arrivo è stato fermato e interrogato per ore dai funzionari della polizia di frontiera aeroportuale, prima di essere trasferito in un hotel di detenzione governativa, da dove ha salutato i numerosi tifosi radunatisi per protestare contro la sua espulsione. L'ultima puntata della saga serbo-australiana in ordine di tempo parla di un Novak Djokovic che non può essere espulso dall'Australia sino alle ore 16 di lunedì prossimo. La Premier Brnabic sta chiamando al telefono una donna del Ministero dell'Interno australiano, non conosco il suo nome, per chiedere solo una cosa prima di lunedì, giorno della decisione finale del tribunale. Consentire a Djokovic di non restare in quello spregevole hotel nel significato letterale del termine, ma nella casa che ha affittato in modo da potersi preparare per il torneo ed essere sotto supervisione 24 ore su 24. Non è detto comunque che tutto si risolva in tempo per la sua eventuale partecipazione agli Australian Open. Mentre il primo ministro australiano rivendica lo stesso trattamento per tutti nell'applicazione delle leggi, il presidente serbo Vucic dice che Djokovic è vittima di bullismo. La federazione australiana fa sapere che pochi tra i 26 tennisti partecipanti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto l'ok all'esenzione medica. Sino alla decisione finale, Djokovic dovrà rimanere nell'albergo destinato agli immigrati a Melbourne.